lavoro, per l'amor del cielo, io bacio a terra per averlo, tanta altra No, no, gente no, non lo fa. ragionamento sbagliato, questa toglietela dalla testa, questo non è il lavoro, questo è impiegare male il tempo. Perché? Perché nessuno ti paga per l'impegno che ci metti in una cosa, tu vieni pagato per il risultato. Fermo lì, quello che stai guardando è un estratto di una consulenza privata tenuta da uno dei nostri coach ufficiali della Big Luca International. I contenuti che stai vedendo sono degli estratti di consulenze che spesso derivano da percorsi di coaching che magari durano mesi. Li abbiamo pubblicati per due motivi: per darti un po' di valore, come piace fare a noi, ma anche per superare il tuo scetticismo e convincerti che siamo l'azienda giusta per massimizzare i profitti del tuo business. Goditi questo estratto. Io ho fatto un semplice ragionamento. Allora, la zona perché si fa? La zona si fa per trovare degli immobili, ma soprattutto per trovare degli immobili delle persone che si fidano della tua figura e che ti affidano il loro immobile. Ok, quindi l'appartamento, il capannone, il locale, questo e quell'altro. Ora, La zona in realtà è una fonte di traffico per l'azienda. Quindi fonti di traffico che cosa vuol dire? Noi possiamo avere più fonti di traffico nella nostra azienda per l'acquisizione di un potenziale cliente. Quindi il marketing qui c'è comunque. Quindi ogni azienda deve poter fare attrazione, educazione e vendita. In questo caso la zona non è altro che una delle fonti di traffico che si può utilizzare per il discorso attrazione. Ora, quanto costa questa fonte di traffico? Perché in realtà ha un costo ed è generalmente il fisso che si dà ai agenti immobiliari junior che entrano, sì. che li si manda al macello a citofonare a tutte quante le vecchine, salve, vogliamo fare una valutazione dell'immobile, eccetera, eccetera, che generalmente diventano cadaveri nella stragrande maggioranza dei casi e quindi le case e le notizie acquisite da questi cadaveri che non riescono poi a generare le vendite in un tempo che gli permette poi di capire che, ok, effettivamente posso investire il mio tempo nel crescere in questa attività, vengono poi gestiti dai senior, da quelli che invece rimangono. Ok. Questa è una fonte di traffico Ok. che generalmente ha un costo di, non so, ogni agente quanto gli diamo? 400, 500 al mese? Sì, difatti prendiamo un rimborso spese di 400 euro al mese per Per un fare anno. X contatti a settimana, X contatti al mese, eccetera, eccetera. Sì. Non è, passami il termine, non è dichiarato sulle carte, però tra di noi c'è questo accordo che loro glielo danno. Dicono, manco per fare un tot di contatti, però sai, metti la benzina, offri qualche caffè, che è quello che serve, diciamo, un attimino anche per intrattenere delle relazioni. Certo. Non è il metodo di acquisizione di contatti più profittevole per l'azienda, questo, quindi ti parlo di azienda. Perché tu non sei l'azienda, tu sei un collaboratore, sei un professionista all'interno dell'azienda. Quindi nel tuo caso adopereremo delle strategie diverse. Però per l'azienda non è lo strumento più profittevole, sarebbe meglio investirli in altro. Però qui ci arriviamo perché in realtà poi c'è tutta la tematica del marketing 2.0 per le agenzie immobiliari che tante, specialmente i vari franchising, ancora godono di il nome, ok? Godono del nome e quindi del ma se io devo andare a vendere casa in tanti quartieri, specialmente ti faccio esempio, io sono di Roma. I miei genitori cominciano adesso a fare questo ragionamento, ma io mi ricordo quando volevano vendere casa, non andiamo dall'agente immobiliare o dall'agenzia, andiamo. Ok, quindi si era creato quel fattore brand che non possiamo replicare e che nell'economia del marketing 2.0 in realtà i nuovi. Ok, fanno diverse operazioni di diverse altre attività che sono più profittevoli, più redditizie, ci permettono di posizionarci più in alto, tant'è che l'agente immobiliare deve essere visto come un professionista molto in alto sulla scala sociale, mentre generalmente già è un po' diverso, sono già posizionati un po' più in alto rispetto a vengono visti come i ragazzini che vendono aspirapolveri. Quello è. Ok. Nel senso che dici hanno pure meno autorevolezza agli occhi dei clienti, in questo senso. Zero, non ce l'hanno proprio. Ma guarda, Okay. questo è un gran problema perché in Italia c'è proprio un pregiudizio sull'agente immobiliare, cosa che non c'è, ad esempio, in altri stati. In altri stati c'è l'esempio, il sogno dell'agente immobiliare in realtà è fare l'agente immobiliare in America. Perché? Perché in America è obbligatorio.
In America devi per forza andare da agente immobiliare, perché la compravendita la può fare solo lui, è esatto, obbligo di legge, e quindi lì è visto come al pari di un avvocato. Bello. E infatti ci sono gli agenti immobiliari famosissimi che fanno i video su YouTube, che vendono le case da milioni. Bellissimo, bel sogno. In Italia non si può fare questa cosa. Che tu stia facendo qualche migliaia di euro al mese o abbia già un business milionario, avere al tuo fianco uno dei nostri consulenti esperti è ciò che ti permette di passare al next level. Quindi non perdere altro tempo e chiama ora il numero verde che vedi qui in sovraimpressione, parla con uno dei nostri venditori, confrontati con loro e vedrai che ti daranno la miglior soluzione possibile. Tranquillo, sì, sono venditori, sì, gli piace molto lucrare anche a loro e ci mancherebbe, ma tranquillo, hanno l'ordine tassativo di non venderti ciò che non ti serve, quindi ti offriranno solo quello che ti serve in questo momento. Ma ora torniamo al video. Guarda Simone, io avevo pensato tra virgolette, perché poi tu dici perché, che cosa c'è che non va? No, io non dico non c'è niente che non va, però non ci vuole un genio a capire che le 2, 3, 4 ore che impieghi ogni mattina a fare zona, che è lavoro, per l'amor del cielo, io bacio a terra per averlo, tanta altra gente. No, è un ragionamento sbagliato, questa toglietela dalla testa, questo non è il lavoro, questo è impiegare male il tempo. Perché? Perché nessuno ti paga per l'impegno che ci metti in una cosa, ma tu vieni pagato per il risultato. E quindi dobbiamo investire il nostro tempo nel risultato migliore, cioè nell'ottenimento del risultato migliore. E il tempo, ad esempio, di andare a fare zona, io lo investivo in formazione all'interno dell'azienda, quindi formavo anche i venditori, formavo gli altri agenti, facevamo le riunioni, arrivavano quindi contatti che dovevano essere gestiti. Ti dico, tutto questo dentro un franchising non l'avrei potuto fare, perché ci sono regole diverse, perché le regole le decidono dall'alto, perché generalmente la singola agenzia danno una zona ben definita, stabilita, e ad esempio ti dico su Roma c'erano alcune zone che erano due vie, e quindi che marketing fai su due vie? Non le fai. Esatto, si esaurisce subito, diciamo. Si esaurisce subito, ma poi sei limitato. Lato agenzia immobiliare, ad esempio, se tu hai qualche corso nostro, sicuramente in Mentegatti c'è, ad esempio, per l'agenzia immobiliare io faccio vedere un, chiamiamolo mock, che però è un tagliandino che va messo sulle maniglie delle porte con all'interno tutta una serie di coupon e di sconti per le attività del quartiere. Esempio, la pizzeria che ci vuole mettere lo sconto, che ne so, dell'offerta della pizza, o il menù della pizza da sporto, tutta questa roba qui. Ma chi fa il tagliandino, sia ad esempio l'agenzia immobiliare, ecco che quello è l'elemento di marketing che possiamo mettere su tutte le porte per un obiettivo: intanto farci conoscere, lasciare i nostri recapiti, lasciare la nostra faccia, farci vedere, regalare dentro dei coupon, regalare dentro degli sconti di altre aziende. Ok. Questa è una delle cose, poi se ne possono fare 100.000.